all'entrata di Borgo Valsugana. Gentili signore e signori, stiamo per vedervi transitare. Stanno per iniziare gli ultimi 16 km, 200 metri. Cosa arriva in strada, signori? Sulle mani, applausi! Andrea Bisciotto vince, anzi, è Filippo Coronato che vince il traguardo volante in memoria di Antonio Ossani. Parte il cronometro! Bisciotto! E Coronato, e poi ci sono i tre! Numero 43, trattizzato in testa con un po' fino a quattro piani. Dai, che devi starti, dai! 5, Alex Zanetti, la 30 di casa del veloce. Dai! Che si lancia all'inizio. Siamo indietro! Signori, gli applausi che li meritano tutti, dal primo all'ultimo, sulle mani! Attenzione! Sette secondi per la distanza tra il gruppo e il battistrada. Il 1997 in sede Ariese Pio X, Veneto, provincia di Treviso, e portacolori del Postumia. La volata per il terzo posto, numero 15, il siciliano Francesco Romano Canema. Che finale emozionante davvero, quello della conclusione dell'edizione 2013 della Coppa d'Oro. Nelle fasi conclusive di gara, Nicola Conci! Allora forza signori, facciamo sentire ancora gli applausi forti per il podio. Al terzo posto Francesco Romano, al secondo posto Ottavio Dotti, primo Nicola Conci, Valle di Sembra. E Michele Conci, naturalmente il papà. Dove sono le lacrime? Volevo vederle io. È il direttore sportivo e quindi il papà del vincitore, il vero vincitore della 46esima Coppa d'Oro di Borgo Valsugana, Nicola e Michele Conci. Risultato quasi sperato, quindi una grande gioia poi per Nicola e per Michele. Per noi siamo molto contenti perché li abbiamo visti da piccoli, cioè dalla categoria giovanissima in su, hanno fatto la competta, la Coppa di Sera, hanno fatto tutte, e quindi è una gioia quasi doppia per noi. Borgo, cosa dire in conclusione? Beh, oggi non si può dire che non ha vinto il migliore, perché 17 vittorie in un anno sono tantissime, perché si calcolate sono ragazzi che fanno 25, 24, 25 corse. Vincere 17 vuol dire avere i numeri. Adesso auguriamo un grande futuro a Nicola. Ci sono tantissimi attuali professionisti che hanno smesso, che hanno vinto la Coppa d'Oro. Speriamo che anche lui possa portare i colori del nostro Trentino sempre più in alto.